Buongiorno signore Leone, per questo oroscopo che va dal 5 all'11 di luglio 2021. Ancora Marte e Venere nel vostro segno, fino all'altra settimana ancora. Movimenti di questa settimana sono Luna nuova in Cancro. Lo spostamento dopo 2 mesi di Mercurio che dà i segni di aria, quindi dal Gemelli, si sposta in Cancro nei segni d'acqua. Quindi Cancro che questa settimana si trova ad avere luna nuova, sole, poi dall'11, quindi dall'altro ancora, che l'11 è domenica. Anche Mercurio, Nettuno, Giove si trovano in pesci retrogradi, i segni d'acqua particolarmente forti, almeno per adesso. I segni di aria perdono domenica, quindi questa settimana ancora ce l'hanno, perdono domenica Mercurio e hanno soltanto Saturno retrogrado in Acquario, Saturno che è opposto a Leone, quindi rende un po' più difficili anche le cose. E dopodiché abbiamo i segni di terra invariabili e invariati con Plutone retrogrado in Capricorno e Urano in Toro. Mi pare di averli letti tutti, se qualcuno ha dimenticato, perdonatemi. Andiamo a fare il Leone, andiamo a vedere che energie c'ha il Leone questa settimana. Andiamo, energia interna del Leone. La Torre, energia esterna, il Diavolo, energia della settimana e sfida. La torre e la trasformazione. Interessantissima questa accoppiata torre, diavolo e trasformazione, quindi morte. Sicuramente qualcosa da un punto di vista interno, parliamo, è esploso, sta cedendo, ha ceduto, sta cedendo, e in ogni caso è qualcosa che mira a trasformarsi, mira a cambiarvi o a cambiare. Esternamente c'è una situazione che vi attira in modo particolare, potrebbe essere tossica, potrebbe essere un'ossessione, potrebbe essere una grande passione, ci andremo a vedere, ok? Allora, Leone, perché abbiamo la torre come energia della settimana interna? Temperanza e ancora torre, ma poi qualcosa che da tanto tempo rimaneva crolla, ragazzi, crolla, cioè dentro di voi vi sentite crollare, vi sentite esplodere abbastanza improvvisamente, dopo tanto equilibrio, un'esplosione, un puntare dritto verso qualcosa. Avete deciso di agire, questo è. Improvvisamente, ma abbastanza improvvisamente, dopo un periodo di attesa avete deciso di agire. Anche questa carta alla fine mi dà questa opzione, perché questa è la morte però è una morte trasformativa, va verso la luce, quindi si è deciso di dare un taglio a qualcosa per andare verso qualcos'altro. Fondo marzo ancora il diavolo che troviamo qua, quindi a parte che Sagittario e Scorpione sembrano i segni con cui più il Leone questa settimana va a interfacciarsi, ma comunque Diavolo, quindi c'è una grande passione, c'è qualcosa che vi attira in maniera incredibile, qualcosa che vi fa saltare, quando dice letteralmente vi fa saltare questa settimana. Vediamo un attimo adesso perché il diavolo. Esternamente a voi c'è qualcuno innamorato, qualcuno che vuole venirvi a dare una bella notizia, vuole fare dei movimenti, vuole fare dei movimenti verso di voi, vuole venire verso di voi, abbastanza improvvisamente, è come se volesse cominciare dal capo con questo zero. C'è il diavolo, quindi, e qua c'è la regia di bastoni, in qualche modo, il re di bastoni, in qualche modo, la vostra energia è anche questa. Qui abbiamo una persona, esternamente a voi c'è qualcuno che vuole raggiungervi, che vuole dare inizio a qualcosa. Ok? Che vuole sconvolgere un attimo
vuole raggiungervi a dispetto di tutto, a dispetto di tutti, con questo diavolo, a dispetto di tutti, tutti vuole raggiungervi ed è qualcuno che voi da cui voi in qualche modo siete attirati. Che questa energia esterna. E gente interna. C'è questo crollo, questo improvviso crollo, questo voler andare verso qualcuno, qualcosa dopo tanto tempo. Interessanti queste carte. Un leone molto molto intrepido, posso dire, questa settimana. Si è stancato di aspettare il leone. E se lamenta questa energia che lo chiama, che si muove verso di lui, che lo chiama. Lunedì. Il matto, come qua, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La giustizia a fondo mazzo, in qualche modo si sta cercando di rimettere a posto un equilibrio karmico. Lunedì c'è il matto, vi sentite al punto zero di qualche situazione, dovete iniziare da capo, ma non sapete nemmeno come. Però state cercando di usare in qualche modo l'azione. Questo matto in modo particolare sembra più un acrobata, come se vi rendeste conto della difficoltà di una situazione, ma voleste tentarci lo stesso. Vediamo a proposito di che cosa. Questa è volata. Allora, io credo che voi vogliate agire nei confronti di una situazione che vi ha visto chiusi per tanto tempo, soprattutto per gelosia. La vostra emozione più grande, quel diavolo che troviamo, è la gelosia. Ok? Adesso però è come in qualche modo volete muovervi. Ok? Volete prendere di petto questa situazione che vi vede così depressi e così gelosi, mamma mia. Oppure potrebbe essere che l'altra persona, quella con cui interagite, che ha questa gelosia terribile, che in qualche modo vi fa chiudere, ok? Vi fa allontanare. Regina di denari, potreste avere a che fare con segni di Vergine, Capricorno, Toro, come potrebbe essere che la vostra energia pacata, consolidata, pacata, eh sì. Qui c'è una doppia energia. Un'energia più pacata di una persona bella, consolidata, che ha una situazione professionale ottima, e un'energia di qualcuno che invece vuole rompere, che vuole agire. Vuole assolutamente agire. Molto logica però. Agire con logica. Qui c'è una. In qualche modo, martedì si sta cercando, si cerca l'equilibrio. Un equilibrio che da tanto tempo si sta ricercando. Si è anche proceduto per piccoli passi, adesso in qualche modo si procede usando la logica, ripeto. E anche la vostra parte più pratica. Molti stanno optando, cioè l'obiettivo di molti è una riunione. Ok, adesso andiamo alla luna. Come mai mercoledì c'è la luna? Che tipo di emozione e di paura vi pervade mercoledì? Mercoledì avete bisogno di chiarezza. Avete bisogno di chiarezza. Volete cominciare una storia, volete chiudere una storia, volete chiudere, potete cominciare nel modo migliore, però contemporaneamente vi sentite frenati, siete molto frenati. Qualcosa, c'è una paura che vi disturba. La paura di stare sbagliando, la paura di essere giudicato anche, o di giudicata anche, la paura di stare sbagliando. Giovedì vi vedo un attimo fermarvi, ritirarvi, cercare di capire la situazione e le cose. Tanta insicurezza. Tutte e tre sono uscite, ma quattro addirittura sono uscite.
l'appeso, arcano maggiore numero 20, la morte ancora, in qualche modo, l'appeso è l'appeso, non c'è poco da fare, la carta numero 12, giovedì proprio di cercare di capire come fare, c'è un ritorno comunque in atto, qua c'è un ritorno che ha bisogno di trasformarsi, state cercando di capire, giovedì cercherete di capire come fare per avere questo ritorno, in tutti i modi cercherete di capirlo, eh? Anche se dentro di voi avete una grande, grandissima insicurezza. Venerdì. Adesso facciamo il sunto. Venerdì vi vedo inseguire i vostri sogni. Siete molto più centrati venerdì. Anche se alternate notti insonni con momenti di grande pace, momenti di pace e momenti di sconforto, dobbiamo dirlo. In qualche modo la vostra intraprendenza vi invita a rincorrere i vostri sogni, anche se, ripeto, sapete che non è semplice. Ancora il papa a fondo mazzo, tra l'altro. Ancora paura di essere giudicati. Perché avete paura di essere giudicati? 9 e 10 di coppe, bellissimi questi 2 giorni. Si va a un miglioramento della situazione emotiva ed affettiva. Inseguite proprio questo mutamento, questo miglioramento della situazione emotiva ed affettiva. Lo inseguite, ce l'avrete, c'è proprio un cambiamento in atto, soprattutto sabato. Per troppo tempo avete sentito la mancanza di un punto di riferimento, la mancanza di qualcuno che vi difendesse anche, la mancanza di qualcuno, di un movimento. Perché qui c'è tanto stare appesi, avete sentito per tanto tempo la mancanza di un movimento, invece adesso è come se voleste muovervi. Anche questo paggio di bastoni, per quanto solitamente potrebbe indicarmi la voglia di un'emozione, no? Vediamo che cosa. La felicità ancora. Allora, è una bella settimana quella del Leone, o almeno finisce benissimo la settimana. Inizia così così, vi dico. In qualche modo, improvvisamente, il Leone questa settimana decide di agire in una situazione che lo ha visto per troppo tempo in attesa. Ok? Agisce verso qualcuno o qualcosa che lo attira in modo particolare. Ora, agire in queste condizioni non è così semplice, perché qui c'è tanta gelosia. Secondo me, è proprio il motivo di questa azione rapida è la gelosia, la paura di perdere. E qui c'è la voglia di farsi avanti in una situazione di ritorno, nel senso di voler tornare con qualcuno, una riunione con qualcuno. E per farlo bisogna chiudere delle situazioni e aprirne altre. Bisogna capire come agire soprattutto. Secondo me capisce come agire il leone questa settimana finalmente, e per questo questa reazione rapida. E poi le carte sono molto belle, va incontro ai suoi sogni il leone, nonostante le notti insonni, nonostante questa mancanza, nonostante tutta una serie anche di difficoltà. Siamo in un grande periodo di transizione, grande periodo di transizione, alla ricerca della felicità. Il leone è alla ricerca della sua felicità e questa settimana, fine settimana soprattutto, cerca di arrivarci. Cerca di capire come muoversi. Si muove proprio verso questa ricerca. Vediamo l'imperatore al contrario, quindi quella settimana in cui c'è il fermo, c'è una sorta di fermo. Alla ricerca della felicità, ragazzi, c'è poco da fare. Tutti i 10 di coppe, bellissime queste carte. La voglia di vincere. Il leone ha voglia di vincere. È fermo perché sta cercando di capire come procedere. E poi procederà verso fine settimana, ma lui vuole la felicità, vuole muoversi verso la felicità, vuole dare tutto l'amore che ha e vuole ricevere tutto l'amore che ha, pretende tutto l'amore che si merita. Molto molto belle queste carte.
Vediamo qual è la sfida. La sfida è il mondo al contrario. La sfida è chiudere qualcosa. Avevo intuito che c'è da chiudere un ciclo per aprire un altro, per inseguire la propria felicità. Il leone, nella maggior parte dei casi, deve chiudere un ciclo, deve chiudere qualcosa. Solo così potrà aprire l'altro. Vediamo, quella è la sfida, chiudere. Perché? Perché bisogna muoversi verso la propria passione. Sei di spada, assolutamente. Agire. L'azione, bisogna agire, sei di spade, che è lo stesso sei di spade che abbiamo qui, la transizione, voltare le spalle. Allora, cari leone, questa settimana improvvisamente, dopo tanto tempo, vi renderete conto che è il momento di agire. Più che altro è il momento in cui improvvisamente vi si chiarisce qual è il vostro obiettivo, perché finora eravate stati un po' spersi. E la gelosia è il motivo principale per molti di voi, chiaramente non per tutti. Però devo dire che vi vedo muovervi. Ok, ci sono dei giorni in cui rimanete appesi perché c'è la paura, c'è l'emozione, c'è la paura di non poter avere questo ritorno, perché per molti di voi si tratta di un ritorno, per molti di voi si tratta comunque di un qualcosa, di riunirsi con qualcuno che si ama e che si è invece messo di lato per un qualche periodo. Per farlo c'è bisogno di tagliare con una situazione corrente, con una situazione che in questo momento ancora manteniamo, infatti ce lo dicono anche con le carte. La sfida è tagliare, se voi riuscite a tagliare, a trasformarvi, quindi andare oltre, le carte sono tutte molto belle, riuscite ad effettuare questo passaggio verso qualcosa di molto bello ed equilibrato. Ok? Allora, vediamo adesso un attimo qual è la carta degli sciamani per il leone, settimana che va dal 5 all'11 di luglio 2021. L'abbiamo visto in tutta la stesa e lo rincontriamo ancora. Lo zero, ragazzi, lo zero, che corrisponde all'arcano. Al zero, al folle. Questo è il folle sacro, questo è colui che è stato toccato dagli spiriti, è la libertà, è lo scioglimento dei legami. L'ho detto, il leone questa settimana deve sciogliere una serie di legami o un legame materiale che in questo momento ha, e abbiamo visto che c'è il Papa, probabilmente per molti di voi c'è il matrimonio da sciogliere, cioè capisce che quella non è più la sua strada, che deve andare oltre, vuole la libertà. Il folle sacro insegue la libertà, ok? Bella questa carta, mi piace tantissimo questo folle sacro. Ok, allora Leone, questo era il vostro oroscopo per la settimana che va dal 5 all'11 di luglio 2021, quindi tagliamoli questi legami che non ci lasciano liberi. Andiamo verso quello che vogliamo, andiamo verso i nostri sogni, diamo spazio ai nostri sogni. Mettiamo a bada le nostre emozioni, le nostre insicurezze. Prendiamo un'altra strada, perché un'altra strada quella dobbiamo prendere. Bando alle gelosie, bando a tutto, cerchiamo di o bando oppure no, non rimaniamo vittime altrui per gelosia, perché per molti potrebbe essere così. Ricordate che le energie sono reversibili. Cerchiamo di agire e di inseguire quello che vogliamo, la nostra passione. Ok? Perfetto, Leone. Se ti è piaciuto questo oroscopo, metti un like. Se ti sei ritrovato, scrivi nei commenti. Se vuoi, iscriviti al canale, clicca sulla campanella. Sarai sempre avvisato dei prossimi video. Con te, ci vediamo settimana prossima. Bye bye. Ce la farò. Ce la farò.